pensato che continuo questa serie di video di oggi che sto girando visto che ho un po' di tempo. Allora, video haul, e è arrivato. Faccio un po' così contenta perché mi sento il coso ciondolare da tutte le parti. Non sono messa affatto molto bene, fa caldo, mi sono legata i capelli in questo modo che si moriva di caldo. Allora, tornando a noi, è arrivato un pacco che ho appunto ordinato, ho fatto questa non follia, però diciamo che non era in programma questo ordine, come non erano in programma gli acquisti che ho fatto vedere alla Cogne in realtà, però quando c'è quelle cose lì, quelle novità lì particolari che le trovi, le vedi, le vuoi, non c'è niente da fare. Quindi vabbè, ho fatto questo ordine. Alla Makeup Academy, scusate, muah muah quello che è. E nel giro di, allora, io ho ordinato l'8 luglio, oggi è il 16, quindi è arrivato ieri il pacco, sì, quindi comunque ci ha messo meno di una settimana, perché comunque calcolate che tu fai l'ordine, loro lo mettono, prendono tutte le cose, le mettono assieme, le imballano, lo spediscono, arrivano in Italia, bla bla bla, poste italiane te lo recapitano, a volte ci vuole di più, questa volta insomma ci ha messo un pochino. Come al solito io per quanto riguarda i prodotti Mua li faccio arrivare a casa di mia zia perché almeno sono sicura che li trovo visto che non esiste la spedizione tracciabile o comunque insomma che devi firmare quando arriva il postino che pianta lì così e se lo trovi bene se no insomma e quindi questa è una cosa che secondo me il sito dovrebbe cambiare perché è un rischio, dovrebbero secondo me dare la possibilità di scegliere se uno vuole fare quella normale, fa quella normale come adesso, se no magari dare la possibilità comunque a chi vuole di poter fare quella tracciabile. È un qualcosa in più che comunque incentiverebbe magari l'acquisto se una persona ha un po' di paura di no, che non gli arrivi il pacco, queste cose qui. Per cui vabbè. Una cosa però positiva che è cambiata è che finalmente hanno le scatole, alleluia! Prima arrivavano sempre nelle buste, praticamente nei sacchetti, nelle buste, imbottite dentro praticamente, però secondo me non erano molto comode, nel senso che comunque mi è capitato di trovare le buste un po' aperte, un po' rotte, con il rischio di fuoriuscita di prodotti. Quindi diciamo che anche quello è un rischio. Ormai poche aziende, pochi siti inviano inserendoti le cose nella busta perché comunque il pacco così è sempre meglio, sempre più sicuro, secondo me. Le cose sono imballate meglio e è proprio più sicuro, nel senso che è più difficile aprirlo rispetto a una busta che davvero con niente si apre, si rompe. Quindi ecco questa prima cosa positiva. Qualche giorno fa ho girato un video haul sul sito Vivo, che praticamente vi avevo detto sembrerebbe legato a questo, nel senso che non so se il proprietario diciamo, del marchio oppure la casa di produzione proprio del cosmetico, dei cosmetici, sia la stessa, comunque qualcosa di uguale hanno. E cioè, l'azienda a cui diciamo, vanno i soldi è la stessa. E tant'è che appunto la grafica del sito è uguale, adesso anche appunto la bolla è uguale. E l'ultima volta il pacco di Vivo mi era arrivato in una scatola identica a questa, queste misure uguale. E o forse no, era diversa, vabbè, comunque in una scatola, non in una busta. Ho detto, ah, vedi, però Vivo rispetto a Mua è un po' più avanti con l'imballaggio, perché ha le scatole. E invece questa volta, per la prima volta, anche il pacco Mua mi è arrivato in questa scatola. Non so se è perché contiene dei prodotti, anche questi nuovi, della linea Fashionista, che è una linea diversa da quella normale, quindi una specie di collaborazione tra la Makeup Academy e questa linea qui. E quindi, insomma, boh, non lo so, comunque meglio. Passo a farvi vedere quello che ho preso. Ho approfittato del fatto che la collezione Fashionista sia, in questo momento scontata rispetto diciamo al prezzo pieno che dovrebbe avere, nel senso che per farvi un esempio, allora le cialde praticamente di tutte le cose che siano blush, ombretti o
bronzer, quello che è, dovrebbero costare, mi pare, 2 sterline, ora costano 1,65 sterline. E altre cose, tipo rossetti, 3 sterline, mentre dovrebbero costare 6, mi sembra. Insomma, tutti i prezzi sono scontati di qualcosa. Inoltre c'era appunto anche la promozione con la palette che si andava a risparmiare un tot se si prendeva la palette, quella componibile. Insomma, sapete che io compro sempre e solo se ci sono delle promozioni in corso. E quindi, siccome non so per quanto tempo questa promozione dell'Officinista durerà, ho pensato insomma di prenderlo, anche perché inoltre c'era un'altra promozione aggiuntiva, chiamiamola così, cioè se spendevi 25 euro avevi 26 euro e qualcosa di prodotti in omaggio, quindi un pacco, diciamo, in più di prodotti ovviamente fissi, nel senso che li hanno stabiliti loro, ma chi se ne frega, inviati gratis. E quindi ovviamente ho fatto anche quello, cioè, visto che comunque il mio carrello arrivava ai 25 euro, ci ho aggiunto in più questa promozione e ho avuto dei prodotti in omaggio che poi vi dirò e vi farò vedere. E quelli lì pensavo di tenerli per voi. Poi ne parliamo. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere un prodotto che non è della linea Fashionista ed è l'unico che ho preso perché era un po' che volevo questo rossetto della linea appunto classica di Mua, ma era sempre fuori stock quando ordinavo io e non ero mai insomma riuscito ad acquistarlo. Allora, insomma, questa volta ho visto che c'era e l'ho preso. Il suo prezzo è solito 1 sterlina, quindi 1,20 euro. Ed è questo qui, la colorazione è lo shade 14 bar, che è un nude. Ed è questo qui, ed è un nude molto molto carino, molto bello. Adesso io ho la mano ancora un po' sporca dei rossetti Essence. Ho appena appunto girato il video anche delle varie collezioni Essence che ho preso. I rossetti durano parecchio perché comunque per struccarmi la mano ho dovuto passare insomma più volte il dischetto di cotone. Questo invece, questo bellissimo, bellissimo nude, non troppo chiaro, quindi non è di quei nude che un po' spenti, che ti fanno cadavere, ma un nude sul rosato, molto, molto carino. Non so che cosa si vedrà, comunque poi foto tranquille. E niente, io questi rossettini li adoro, poi per quello che costano, sono davvero ottimi. Non mi dilungo perché comunque presto vi farò una recensione approfondita con gli swatch fatta con la videocamera, non con il computer, così vedete bene anche i colori, promesso. Di tutti, insomma, i rossetti della linea questa qui che ho, e anche dei lip balm, insomma, di tutti i prodotti labbra della linea che ho. E quindi ve ne parlerò meglio. Comunque c'è poco da dire, nel senso sono ottimi, poi per il prezzo che hanno, io vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di provarli assolutamente. E quindi questo qui. Poi, della linea Fashionista ho voluto provare il correttore. Non potevo non comprare il correttore, sono fissata. E ho appunto acquistato questo qui, molto carino il packaging. Si chiama Ready to Wear Concealer, ho preso la colorazione medium, quindi lo shade 2, sono 10 ml di prodotto e praticamente è un correttore e anche scusate, prima, è un correttore con pennellino incluso. Questa cosa io ovviamente non l'avevo notata dal sito, volevo solo provare un correttore in più, non ne ho abbastanza. E in realtà è una cosa molto carina, perché appunto schiacciando ha anche l'applicatore col pennellino qua. Quindi potete andare ad applicare direttamente con questo pennellino. È una cosa carina. Non dice particolari cose. Ready to wear, nel senso che pronto da indossare.
pensavo, insomma, di utilizzarlo un po' per tutto, nel senso che vedrò poi la consistenza che ha. Comunque, sia per occhiaie che per brufoletti vari può andare bene. Comunque, poi lo proverò e vi dirò. Il colore mi sembra, sì, abbastanza adatto a me. Vi dirò, vi dirò. Questo l'ho pagato, vediamo, sterline, che non è pochissimo, ma doveva costare anche di più, per cui l'ho dovuto provare. Poi passiamo alle cose un attimino più interessanti e succulente. Ho preso ovviamente le palette personalizzabili e ne ho prese due. Ne ho preso una piccolina da 4, che è questa qui. È molto seria la confezione perché ti arriva dentro in questa scatoletta qua di plastica trasparente che si fa pure fatica ad aprirla, mi sono quasi tagliata per aprirla. Si trova qui così, c'è scritto fashionista e qua era dentro la palette e questa è la palette. Molto molto carina. Ah, ciao! Molto carina. Dietro, come vedete, ci sono i fori, che dopo vi spiego insomma perché. E ha il suo bello specchio grande. Per aprirla, ecco. Bello specchione grande grande. Quindi comunque è anche abbastanza comoda. E questa è quella nera. E poi di queste dimensioni c'è anche rossa. Speravo in realtà che sopra fosse senza scritte. Però vabbè, comunque fine, non è male. Questa palette viene due sterline vuota. E ovviamente si può andare appunto a personalizzare. E con cosa? Nel sito ci sono una vasta gamma di colorazioni, di ombretti, più di 40 ombretti, colorazioni ombretti, di blush di tantissimi tipi e di bronzer. E di tutte queste tre categorie esistono la versione, diciamo, normale e anche la versione bucket, la versione cotta, diciamo, ombretto cotto. E ovviamente ho provato un po' di tutto perché ero curiosa di provare un po' di tutto. Questa è una e qui pensavo di mettere quattro ombretti cotti che ho acquistato da mettere appunto qua dentro e ve li faccio vedere. Faccio un po' un mischiotto. Allora, che sono questi quattro qui. Allora, gli ombretti potete anche acquistarli singolarmente senza ovviamente la palette perché comunque vi arrivano all'interno di questa confezioncina. C'è il loro scotch, quindi adesso devo toglierli tutti per farvi vedere. Ma è un po' sta cosa dello scotch in tanti basta, perché poi rimane appiccicoso, la confezione si sporca, non mi piace. Questo è uno ed è lo shade, no, non dà numero, si chiama Private Fitting. Sono 2,5 grammi di prodotto, durata 12 mesi. Ed è. È un capolavoro, sono un capolavoro questi corni. Molto bello. Praticamente è un marrone con all'interno dei striature bianche, dorate, argentate, panna, una bomba. E appunto dicevo, questo vi arriva così, quindi potete benissimo insomma, tenerlo come ombretto mono, così, che comunque è molto carino, molto elegante anche così. Altrimenti potete toglierlo da qui schiacciando sotto, dove c'è la scritta, fare un po' di pressione, staccarlo da questo e la cialdina così, qui vedete. Sempre sotto la sua scritta, andarla ad inserire all'interno della palette. In questo modo. Tac. E dietro, ecco perché c'è il buco, vi rimarrà comunque segnato che colorazione è, che ombretto è. Quindi secondo me è una genialata ed è una cosa molto molto carina. Bello, mi piace. Vi faccio lo swatch di questo. Perché comunque devono essere anche
belli come prodotti, non solo belli a vedersi. No, così non si vede. È un colore, non so definirvelo, perché allora, colore di base, che è opaco, è un marroncino carino. E in base a cosa ovviamente andate a prelevare, avrete o più il marroncino oppure questi mille sberluzzichini di tutti i tipi, molto 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 luminosi. Infatti voi così vedete, ecco, però è molto bello. Sicuramente applicato bagnato avrà anche una resa ancora più intensa. Allora sì, gli sberluzzichini sono un po' svolazzanti, devo dire, ce li faccio così, infatti un po' se ne vanno, però è molto carino, molto elegante, mi piace. Ecco, dovete ovviamente tenere conto che questi tipi di ombretti un po' marmorizzati, non è che voi poi sull'occhio avrete tutti questi colori, se andranno a mischiare avrete come un effetto di unione dei colori che vedete qui. Quindi ovviamente ho un colore di base sul marroncino chiaro e molti glitterini luminosi che lo vanno a illuminare. Carino. Poi, ovviamente questa la conservo perché non si sa mai, può tornare utile per qualcosa. Mettete il caso che, non so, volete andare via, per dire, però non volete portarvi tutta la palette, non volete portarvi dietro solo un colore, magari tipo vi siete truccati una sera, volete portarvi dietro l'ombretto che avete usato di scorta. Discorda, volete portare dietro appunto l'ombretto che avete utilizzato per truccarvi, però non volete portarvi dietro tutta la palette, potete benissimo toglierla e reinserirla nella sua custodietta e portate dietro solo questo. Quindi comunque una cosa molto carina. Certo, se fosse stato piatto sotto, si poteva anche utilizzare, insomma, per inserire anche magari delle cialdine singole, invece così andrebbe a cascare. Sta molto carina. Poi l'altro colore che ho preso si chiama Fashion House ed è questo colore molto particolare, cioè molto particolare, è più che altro le striature che sono ovviamente particolari, cioè sono belli a vedersi questi. Ed è praticamente un nero con striature bianche. E dorate anche questo, nero grigio direi. Ah, wow. Ovviamente prelevandolo viene fuori il nero e anche il dorato. Infatti vedete qua che si è un po' mischiato. È quasi un peccato toccarli praticamente perché si va a rovinare il disegno. Questo è bellissimo. Molto bello perché proprio ha, come se fosse un po' un duochrome, è nero con il dorato, non so se riuscite a vedere i riflessi dorati. Bello, comunque, mi piace. Ed è appunto il Dormouse, anche questo vado a toglierlo, schiaccio sotto e tolgo. E lo vado a inserire nella mia palettina. Bella. E questo lo metto da parte. Altro colore, il Double Take, è un verde con all'interno del color rame, sì. Non so se si vedrà. Ed è questo verde qui, molto carino, devo dire. Carino. Sono pigmentati, molto. Allora, quello meno pigmentato finora era il primo, non perché non fosse pigmentato, perché comunque in superficie c'erano molti glitterini, quindi andando a prelevarlo,
prima mi sono venuti su i glitter, la parte diciamo più luminosa, più volatile, mentre il colore di base, che è più duro, più compatto, stava sotto, quindi se ne è prelevato di meno, perché poi ovviamente dipende un pochettino com'è il disegno e la marmorizzatura che vedete. Tipo in questo qua nero c'è più, vedete, più nero, per cui prelevandolo, cioè se sono riuscita a prendere anche il nero, mentre qua è molto marmorizzato. Bello, questo è il verde, è un bel colore verde, particolare come verde. Bello, mi piace molto. Bellissimo, sono contenta. Vado a togliere anche questo. Spero insomma di riutilizzare anche queste perché alla fine è un peccato non usarle. L'ultimo che ho preso, molto interessante, speriamo che sia bello come gli altri. È il Ah, scusate, non vi ho detto il nome di quello di prima. Perché praticamente uno sono ombretti normali praticamente. Cioè, o almeno su uno c'è scritto Double Take Bucket Eye Shadow su quello verde. E su questo, sugli altri invece c'è scritto semplicemente eyeshadow. Quello di prima si chiamava Golden Dragon ed era lo shade numero 2. Questo qua è lo shade numero 1 e si chiama Cosmic. Ve lo faccio vedere. Ed è questo grigio con dentro del bianco, dell'argento e del rosso. Bello. Particolare. Ed è questo qui. Ovviamente là c'è cioè il bello è tutti i glitterini che si vedono, nel senso di base è un nero grigio, un tracite. Ma sono poi i glitterini a renderlo più luminoso e particolare. C'è dentro dei glitterini argentati, azzurri, rossi, e il rosso che lo rende particolare. E ora ho la mia palette. Ho la mia palette di tutti questi belli ombretti. Molto, molto, molto particolari, molto, molto carini. Mi piacciono molto. Bello, bello, sono contenta. E questa è appunto la mia palettina. Dietro, appunto, ci sono i nomi. Carinissima. Poi, passiamo ad altro. Allora, ho preso anche un rossetto. Allora, io ho preso, sono insomma, in questa linea di Double Take Long Wear Lipstick. Questa è la confezione dove sono dentro. E io ho preso il numero shade 8 Aubergine, è scritto qui, ma è scritto anche qui. Ed è praticamente un colore molto scuro. Non so perché, c'erano tanti, cioè erano carini tutti i colori, però non sapevo scegliere. Alla fine ho puntato su questo, non so perché. Il packaging è molto carino, perché è rosso. Rosso lucido da ditate, però vabbè, carino, bello rosso. Ed è dei rossetti fatti così, gli strettini. Il nome è scritto anche qua sopra, quindi se ne avete altri, insomma, è comodo perché comunque se li mettete in piedi, comunque da sopra vedete il colore. Il colore che ho preso io, appunto, è questo. Ve lo swatcho qua. Ed è praticamente un color Bordeaux Borgogna, più o meno. Bello, mi piace. Era da un po' che cercavo un rossetto scuro così. Anche se a dir la verità, mi ricorda molto quello che ho appena preso di Vivo. Ho preso tre colorazioni di Vivo. E una di queste è molto scura, mi sembra molto molto simile a questa. Mi
li confronterò e poi vi faccio sapere. Però vabbè, insomma, mi piace. Il colore mi piace, certo un po' invernale. Mi piace. E questo l'ho pagato. Sì, 3 sterline. 3 sterline. Quindi anche qua, come per il correttore, non è poco. Infatti, i rossetti magari avrei voluto provarne anche a più di uno, però 3 sterline, siccome secondo me non è poco, ho detto prima ne provo uno, poi vediamo com'è e se magari faranno qualche altra promozione, vediamo. L'ho voluto provare ora, subito, perché se poi dopo torna al suo prezzo pieno originale, che è più alto, non l'avrei mai più provato. E allora, vabbè, l'ho preso ora. Poi andiamo avanti. Ovviamente ho preso anche la palette grande, quella bianca, quella da 6. Questa costa 3 sterline vuota, anche questa ha la sua confezione trasparente. E ed è appunto così, molto carina. E qua ho detto, devo prendere ovviamente 6 cose da metterci dentro. Io ho pensato, ce ne prendo. All'inizio avevo preso tipo anche una, ho detto prendo questa, 6 ombretti, non di quelli della linea normale, e ne prendo un'altra da 4, quella rossa per dire, perché era diversa, e ci metto tipo 2 blush, uno normale e uno bucked, e 2 bronzer, anche quello uno normale e uno bucked. Poi però il carrello era un po' troppo costoso, diciamo, dovevo scendere e visto che comunque era primo ordine, non avevo neanche mai provati, non volevo esagerare, quindi ho preso un po' di tutto per provare. E vi faccio vedere, insomma, quello che ho preso. Allora, alla fine ho diminuito e quindi ho pensato, metto 4 ombretti, un blush e una terra, così che comunque è una palette che si può benissimo portare dietro ed ha quello che ci serve sia per il viso, blush e terra, sia ombretti, quindi è abbastanza completa. Allora, come blush e come, come si dice? E come terra, come bronzer, alla fine ho scelto questi due. Ero molto indecisa perché comunque c'erano appunto bucked, non bucked, era difficile scegliere. Alla fine ho preso come bronzer il Paris. Ora vabbè, devo aprirli tutti per farli vedere. Potevo farlo prima, questo colore qua. E lo trovo abbastanza chiaro. Speriamo che poi sia, beh, bello pigmentato, questo sì. Speravo che fosse un po' più scuro come colore. Invece è un po' arancionino. Però andrò a provarlo, nel senso che comunque non è male, non è di quelli troppo scuri che andrebbe a creare un effetto brutto. Ed è matte. Ed è molto pigmentato. Quindi comunque l'effetto mi piace, c'è una terra non troppo scura, abbastanza delicata che si può usare se poi proverò non è troppo aranciato per il contouring o comunque come terra abbronzante però non luminosa che vi fa l'effetto lampadina ma tutta opaca, quindi comunque va bene, nel senso le terre quelle abbronzanti che si usano su tutto il viso sono sempre molto luminose, molto piene di glitterine e robe varie, questa almeno è opaca. Carina. Ed è questa qua. Poi ho preso invece come blush il blush New York, che è invece non so se è bucket nel senso che è cotto, ma è comunque marmorizzato. Ed è questo qui. Anche questo è un po' diverso da quello che sembra dal sito ed è un po' più chiaro di quello che mi aspettavo. Ho sbagliato io probabilmente perché non avrò guardato bene la colorazione. Comunque un bel colore, sul pescato, diciamo.
bel, sì, rosa, un rosa pescato. Carino comunque anche questo pigmentato. Se vedrete qualcosa, comunque dopo vi faccio la foto. Forse è meglio che cambio braccio perché inizia a mischiarsi tutto con i peli. E niente, ed è questo qua. Questi qua come ombretti costano una sterlina e 65, quindi cos'è? 2 euro? Più o meno? Ci sta, sono 2,5 grammi di prodotto. Poi, allora, nella palette teoricamente avrei avuto altri 4 posti, giusto? Quindi voi direte avrà preso 4 ombretti, e invece no, ne ho presi 6. Quindi in realtà adesso non so se mettere i 2 blush qua dentro, i 4 ombretti, e poi magari cambiarli, oppure se mettere i 6 ombretti e tenere i blush a parte. Non lo so, non lo so, ci penso e poi vedo. Posso anche fare entrambi, cambiare, disfare, boh, vediamo. Vi faccio vedere i colori che ho preso. Allora, su 2 colori, forse anche 3, ho commesso un errore. O forse sono stati furbi loro. Ora vediamo e vi spiego il perché. Allora, un colore che ho preso è il Fresh Air Shade 17 ed è un verde. Un verde ed è questo qua. Allora, faccio lo swatch che così forse si capisce. Cambiamo anche magari mano. Anzi, metto all'interno. Pigmentato e bello, diverso da quell'altro ed è questo. Ok, ora vi spiego perché sono un attimino così. Mi ricorda molto un verde che c'è in una palette Mua e non vorrei che la Mua avesse fatto un po' la furbetta e avesse messo un po' come per i suoi mono, che alcuni erano deduzione di quelli nelle palette, anche in questo caso degli ombretti uguali a quelli che ci sono nelle sue palette. Aspettate un secondo che vado a prenderla E e infatti vi faccio vedere. Avevo ragione, hanno fatto un po' i furbi. Questa cosa devo dire che non mi piace per niente. Anzi, mi ha fatto proprio incazzare, ho cambiato umore. Allora, vi faccio vedere. Questo è l'ombretto, appunto, fashionista. Io ho questa palettina Mua e vi è all'interno questo verde. Sono già visti così molto, molto simili. Vi faccio lo swatch. Cambiano, non è lo stesso. Fortunatamente cambiano. Non è lo stesso, ok. Vedete? È diverso. Quindi questo è più tipo un verde bosco e l'altro un po' più smeraldo. Quindi, ok. Il problema è che sono andata un attimino a guardare bene tra le mie cose e mi sono accorta che ho questo. Questo è un ombretto della linea Mua normale ed è lo shade numero 7, che è bellissimo, molto molto bello. Mi piacciono questi ombretti. E guardate un po', cioè guardate se non è identico. Cioè è identico. Questo si vedeva un po' che era diverso, più scuro, ma questo mi pare proprio identico. E ora lo vado a sbocciare. Davvero davvero molto simili, alla Grazie. fine sono identici, cioè un po' con la luce cambiano, ma cosa avranno due pagliuzze di differenza? Cioè tutte e tre alla fine mi sembrano identici, sinceramente parlando, cioè boh. Allora, vederli così sono esattamente identici, sono esattamente la stessa cosa.
uguali, precisi e visti così, ma cambia di pochissimo proprio, di poco, poco, poco. Quindi ecco, sacco, Nala, no, ti prego via, ti prego via. Non è il momento, sono incazzata, si vede. Diciamo che è una cosa che non mi è piaciuta particolarmente. Perché un conto è se in una palettina di questo tipo metti un colore simile a un ombretto mono, ma un conto è che di un'altra linea, che però vendi sempre tu, metti due ombretti mono praticamente identici. Quindi ecco, boh, questa cosa non mi ha sconfitterato più di tanto. Vabbè, nel senso, pazienza, non ho speso l'ira di Dio. Questo qui vuol dire che lo metterò nella paletta al posto che lasciarlo sciolto, visto che questo invece l'ho sciolto. Però ecco, una cosa che non mi è andata particolarmente a genio. Comunque, vabbè, pazienza. Lo tolgo e vado a mettere nella paletta. Poi, sempre grazie, sempre andando a guardare le varie cose che ho, mi sono accorta che questa somiglianza con i colori dell'altra linea di ombretti esiste anche appunto per altri colori che ho preso. Che sfiga, eh? Comunque, tutti i colori che c'erano, devo prendere dei colori che ho già, vabbè. Vabbè. Allora, per esempio, altro colore che mi sembra molto simile a uno che ho già è questo, mi ispirava parecchio. E infatti stavo per toglierlo dall'ordine, poi ho detto, ma no, dai, ascolta, per una stellina 65 lasciamo, sono 2,5 grammi di prodotto, ho detto, vabbè, è il Brave Shade 29 ed è questo rosso. È molto bello, è rosso, quindi mi piace. Il problema è che prendiamo sempre questa carinissima palette, cioè è identico a questo. Caduto il pennello. È identico, identico anche questo. A guardarsi sono la stessa identica cosa. Anche per in questo caso vi faccio vedere. Pulite. Questo è il colore, quindi è un rosso fucsia quasi, molto pigmentato, molto intenso. Ma che posizione stupida. Andiamo a vedere l'altro della palettina. Uguale. È identico, identico, più identico ancora dei verdi, cioè questi sono proprio uguali. Qua hanno fatto proprio i furbi, dai, perché cioè, sono lo stesso identico ombretto. Però almeno qua dici, ok, questo è piccolino, è dentro in una palette, può capitare di avere in una palette quando dice ombretti un colore uguale a un altro, capite? Quindi qua, cioè, diciamo che ci può stare come cosa. Questo lo tengo nella palette e questo lo tengo mono, per dire. Però nel caso di prima, con due verdi mono, è uguale, cioè c'è poco da fare. Poi nelle foto vedrete magari anche meglio. E quindi ecco, questa cosa qua mi fa abbastanza incazzare, se non abbastanza, parecchio, parecchio, parecchio. Poi, e questi sono i primi due colori che appena mi sono arrivati, mi sono sembrati molto simili, appunto, mi è venuta subito in mente quella palette, perché siccome l'ho usata recentemente, mi è venuto subito all'occhio la somiglianza di colori e quindi sono andata a guardare quelli. Poi ho detto fammi guardare anche appunto quelli mono. Ho visto questo e ho visto anche qualcos'altro che non mi dice più niente. Questo e questo.
Anche questi mi sembrano praticamente identici. Fantasia proprio portami via. Allora, questa è la colorazione Auburn Glow, è lo shade 40. Questo è il colore, è un bel color rame. Questo qui. Andiamo a vedere se assomiglia a questo, che è lo shade 28. Visto così, anche questi mi sembrano identici. Cambia più di poco. Forse questo è un pochettino leggermente più chiaro, ma troppo di poco. Andiamo a vedere. Esatto. Anche in questo caso cambia di pochissimo. La differenza, sì, può esserci, nel senso che forse non c'è proprio la stessa quantità di un colore, di un tono leggermente vario, no? Ma proprio leggermente, cioè una cosa minima, minima, minima. Sono praticamente identici anche questi. Che delusione. Che delusione, mamma mia, che tristezza. Sono rimasta male. Vabbè, cosa devo farci? Anche questo mi terrò il mono, e questo lo andrò a mettere nella palette. Mi è giunto sott'occhio un altro ombretto, che mi sembra assomigli molto a questo, ed è di questa palette Vivo, che non per nulla è una palette di un marchio molto simile. Il colore in questione è questo. Tra l'altro, oddio no, fate che possono distruggere. E qui provo a sbocciarlo. Infatti è identico. Identico. Questo è proprio uguale a questo. Si vede un po'. Uguale. Vede, fanno i furbi. Tra una linea con l'altra cambiano il packaging, cambiano le dimensioni, ma le colorazioni, bene o male, sono sempre quelle. Quindi cercate, insomma, se avete, non so, tutti gli ombrettini nuovi per dire, non prendetene altri di Vivo o di Che, perché sono bene o male, come vedete, uguali. Che delusione. Sono tristissima, così contenta io. C'ha ragione mia mamma, c'ha ragione. E quindi, vabbè, anche qua sto facendo una palette, vabbè. Pazienza. Poi, mi mancano tre, Tutto il Chocolate Dream Shade 23, che tristezza, non è vero che mi viene già. Cioè, boh, vabbè, vorrei regalarveli, solo che ormai li ho persi, anche voi mi direte che c'è un fanculo. Niente. Allora, è appunto questo Chocolate Dream, quindi un marrone però un po' particolare, quello che ho scelto. Proviamo a sbucciarlo. Molto bello. Un po' grigio. Carino. Marrone freddo, diciamo, con dei glitterini piccoli. Molto carino. Mi ricordava questo, forse fortunatamente non c'entra. Questo è lo shade 11 e a vederli così mi sembravano uguali. Non so se vedete.
Proviamo a vedere. Proprio uguali, no, ma neanche così diversi, due sono diversi. Uno, diciamo, ha un sottotono più caldo, questo qui della linea Pearl, mentre questo è un marrone un po' più freddo. Però non è finita perché ho preso anche questo, che è lo shade 21 Subtle Glamour. Che sembrava più un grigio, mentre qua mi sembra un marrone. Praticamente questi giorni sono tutti colori molto simili, sono un genio, devo dire. La colorazione è questa. E forse questo color simile? Beh, anche questo un pochino se ci assomiglia. Cioè, in realtà si assomigliano anche questi due. Andiamo. Fortunatamente è un po' più chiaro questo qui. È diverso. Sono comunque pigmentatissimi e bellissimi, i colori, perché comunque vedete che scrivenza pazzesca che hanno. Cioè, tutti, proprio belli, sia appunto il mio fashionista che gli altri. Sono bellissimi. Questi comaroni sono particolari perché hanno comunque dei riflessi molto belli. E si differenziano, fortunatamente. Meno male, perché, cioè, se no. Meno male. E per finire, e questo non mi sembra di aver notato delle somiglianze con altri, spero di non trovarli perché se no mi metto a piangere perché vuol dire che tutti quelli che ho preso somigliano a qualcos'altro che già avevo. Forse ciò vuol dire che ho troppi ombretti? Magari. Può essere. No. È Café Olé ed è lo shade 37. Ed è appunto questo colore panna verde. Ed è molto bello. Molto bello, molto luminoso. E qua. Questo penso, non voglio neanche mettermi a cercare perché per la paura. Vediamo un po'. No, è diverso. Qualcosa di simile sicuramente c'è, però almeno non della stessa linea. Quello che a me mi fa arrabbiare è il fatto che siano colori così simili se non identici, perché questi due sono identici, questi due sono identici, questi due sono identici, della stessa praticamente marca. E la cosa ovviamente non mi piace. E vabbè, e niente, e sono questi qui. Che altro? Mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Ci sono ora i prodotti che invece mi sono stati inviati gratuitamente, grazie appunto alla promozione che c'era. E il tre smalti conteneva, che sono questi tre. Vi faccio vedere velocemente perché ovviamente questi non ve li posso neanche bruciare perché. Se li voglio regalare a voi nel giveaway, ovviamente non li posso aprire. Comunque sono, diciamo, glitterati. E non ho capito, sinceramente, se si possono mettere come top coat creativo sopra un altro smalto, perché ha un effetto particolare, o se proprio è tutto lo smalto così glitterato, ma è coprente, quindi non potete andarlo a mettere sopra un altro. Non lo so, sinceramente. Me lo dirà chi li riceverà. Ed erano appunto questi tre. Poi c'erano. Questo, molto 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 carino. Anche
sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto in realtà. Allora, il packaging sia un po'... Ah, non ha niente questo. C'ha il pennellino così, infilato da dentro. E questi sono i tre colori, abbastanza naturali. Se non ne avessimo, questi erano i regalo, quindi. Ed è questo. Un paio di ciglia finte, belle. E sono le Glam, sì. Io ne ho un paio di mua, non mi ricordo se sono le Glam o se sono qualcos'altro, ci andrò a vedere. Poi un Shimmer Kisses Bronzer, che è questo. Non so se vedete questi colori. Carino. Ora io di questi prezzi non li so, perché vabbè, sono prodotti che fortunatamente non avevo. Poi due tinte per labbra. Cavolo, io le adoravo le tinte per labbra. Sarei impazzita per queste tinte per labbra se non ne avessi nel cassetto altre. Quindi queste sicuramente vanno a voi, anche queste non ve le posso sbocciare. Se una incartata e l'altra no, non si capisce perché. Sono come colore Kissalicious e Fruitilicious. Vabbè. Uno su uno non c'è scritto niente, uno sull'altro no. Vabbè. Secondo me queste cose qua che sarà quanto ne lì, per quello che te li regalano, perché sennò questo è bello. Comunque sono questi qui. Poi altro prodotto labbra, questo trio di rossetti. Carino. Questo è chiuso. Sì. Questo non era chiuso, questo sì. Vedi, alcune cose sono chiuse, altre no, chi lo sa. E anche questo vedo che ha all'interno un pennellino. Però il pennellino che ha all'interno è uguale a questo qui degli occhi. Come pensano che si possa prelevare un rossetto con una spugnetta da occhi, da ombretto? Boh. E sono tre rossi diversi. Uno tutto glitterato, molto. L'altro un rosso scuro, l'altro un rosso più chiaro. Carina, questa è sicuramente vostra. E per finire un eyeliner in gel. Io ho quello nero. Così, e devo dire che non è male. Questo colore è invece l'azzurro. Questo forse posso aprirlo e farvi vedere. È questo azzurro qui. Carino. Si possono anche volendo utilizzare come, come ombretto in crema, diciamo, come base, ombretto in crema. E niente, questi erano appunto i prodotti ricevuti in regalo, grazie appunto all'ordine fatto. Diciamo che si sono fatti perdonare per quelle cosucce che non mi sono piaciute. Non è che non mi sono piaciute, ci sono rimasta un po' male perché comunque si apre una linea bella, l'idea e tutto quanto, fate dei colori boh, diversi, secondo me era meglio. Comunque, queste sono le palettine, sono comunque molto carine, sono super contenta comunque perché sono ben fatte tutto quanto. E quindi, lasciando perdere gli swatch dei colori, nel tipo di prodotto è un prodotto che vale, diciamo, il suo prezzo. Poi, se avete il colore giusto o sbagliato, quello insomma è relativo. E niente, io è più di un'ora mi sa che sto parlando. Ragazze, altro dettaglio che forse vi può essere utile. Avevo ragione, altra mini illusione, diciamo così, perché avrebbero potuto essere leggermente diversi e invece non lo sono. Ho confrontato due rossetti, questo qui di Vivo e questo qui di appunto Nuova, la versione. Cioè quello della linea fashionista e sono identici. Questo qui è il Deepest Plum e l'ho messo sulle labbra ora, sembra quasi marrone, per ora un bel, vedete, questo qui
E questo qui invece si chiamava aubergine e a vederli così sono identici. Si vede probabilmente che sono identici. E anche lo swatch, vedete, non cambia di molto. Quindi diciamo un altro dettaglio che, ecco, insomma, vivo e Mua e la linea fashionista e la linea invece normale di Mua sono molto 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 simili per certe cose. Quindi ecco, cercate di fare attenzione a questa cosa qui per non ritrovarvi deluse. Io cercavo questo tipo di colore da un po' e erano due identici. Vabbè, purtroppo insomma li ho sbocciati, aperti, per cui non posso neppure mettere un paio per voi, per un giveaway. E niente, insomma, quindi diciamo che questo ordine è stato un po' così, tante belle cosine, però bisogna fare un attimino attenzione. Fortunatamente sono cose che costano poco, quindi diciamo che la spesa non è così esagerata. E quindi è ancora fattibile, ecco, diciamo, non è uno di quegli spread che vi strapperaste i capelli dalla testa. Che altro volevo dirvi? Mi sembra basta, spero, se mi viene in mente qualcos'altro, ovviamente, insomma, lo vedrete. E niente, un bacio, ciao ciao!